dallo stesso scalo dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, da dove sono scivolate in mare le più belle unità della Marina Militare Italiana, questa mattina, poco prima di mezzogiorno, è stata varata una costruzione in acciaio, priva di propulsione, che di nave ha solo il nome, Nave Italia, ma che in realtà è un edificio galleggiante. Un'opera assolutamente originale e senza precedenti nel nostro paese, destinata a galleggiare staticamente nel porto di Genova, la banchina della Via del Mare, nella darsena antistante Palazzo San Giorgio. Dalla prossima primavera, dopo una serie di lavori di rifinitura eseguiti nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, la nave farà parte, con l'acquario, del padiglione Italia dell'esposizione internazionale Cristoforo Colombo, la nave e il mare. Madrina d'eccezione è stata la professoressa Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986. È un onore che non mi aspettavo e che semplicemente riflette i rapporti tra scienza, quale è la nostra, e scienza del mare. Alla cerimonia erano presenti Romano Merlo, sindaco di Genova e presidente dell'ente Colombo 92, il prefetto di Genova Mario Zirilli, l'ingegnere Mario De Negri, direttore generale delle costruzioni militari della Fincantieri, il colonnello Carleschi e il tenente colonnello Favara, rispettivamente comandante della Legione e del gruppo Carabinieri di Genova, il vescovo di Chiavari, Monsignor Daniele Ferrari, che ha benedetto la nave. Poco prima del varo, un rappresentante del Consiglio di Fabbrica ha posto l'accento sulla situazione occupazionale del cantiere, che da lunedì avrà 400 lavoratori in cassa integrazione sui 1200 attualmente occupati, e dai primi di febbraio per altri 126 vi sarà il prepensionamento. L'unica commessa che ancora rimane al cantiere, ha detto il sindacalista, non può risolvere la situazione del cantiere. Occorre che si ritorni alla costruzione di navi militari. Sul futuro del cantiere abbiamo il punto di vista del sindaco di Sesti Levante. Il futuro dei cantieri di Riva Trigoso al momento è un futuro piuttosto, nell'immediato, un futuro piuttosto difficile, principalmente per quel che riguarda il 1992 e parte del 1993. Noi contiamo che a livello parlamentare la nuova definizione del modello di difesa consenta alla flotta italiana di avere un ruolo e quindi di essere messa nelle condizioni di poter svolgere il suo compito con le tecnologie adeguate. Il cantiere di Riva è nelle condizioni di svolgere questa funzione estremamente importante per il paese, come ha svolto nel passato, e potrà avere un carico di lavoro adeguato. La nave Italia costituirà una delle maggiori attrazioni per i visitatori dell'Expo 92. Per scoprire la nuova realtà della Genova degli anni 90, il grande acquario è la nave Italia. Il sindaco di Genova. Credo che costituiscono entrambi uno straordinario richiamo, un veicolo d'immagine nei confronti dell'esposizione, ma anche della città, perché se uno ripercorre un po' le altre esposizioni, esempi di segni così forti, di segni così caratterizzanti, che tra l'altro si sposano, si coniugano in maniera molto armoniosa con il rimanente dell'aria che ci sta intorno. Lei pensi al Millo, al Deposito Franco, ai magazzini del cotone, al Bigo, e poi ci sarà un acquario, ci sarà una via del mare e ci sarà la nave stessa, che costituirà il complesso del padiglione italiano. Quindi mi sembrano un insieme di progettazione unica al mondo, perché ha un valore architettonico che non ha eguali. Per il cantiere Rivano, che nel 1989 ha superato il secolo di vita, la nave Italia ha rappresentato una boccata di ossigeno e un nuovo capitolo. Un capitolo un po' diverso dagli altri, perché diversa è la nave, come del tutto inusuale.
inusuale e la sua destinazione. La nave Italia, che rappresenta la parte terminale del percorso espositivo del padiglione italiano, dispone di 10.000 metri cubi di spazio espositivo e consentirà la presenza contemporanea di 1.000 visitatori. Articolata su due ponti principali, coperta estiva, è dotata di tutti i necessari servizi e potrà essere destinata anche per il futuro a fini espositivi. Il comfort a bordo è assicurato da un impianto di climatizzazione, oltre che da un ascensore, due scale mobili, bar, caffetteria e servizi vari. I visitatori che usciranno dall'acquario percorreranno una passerella che li imbarcherà sul galleggiante. Scesi nella stiva, avranno la sensazione di trovarsi realmente dentro le viscere di un natante in cui, come in una grande nave, troveranno stivati gli oggetti dell'esposizione: una sintetica storia della modellistica navale, polene di navi italiane ed estere, gioielleria marinara, la più preziosa al mondo, con navi in argento, avorio e cristallo. Terminata la visita nella stiva, il vero spazio espositivo, i visitatori risaliranno in coperta sul grande ponte, che è una vera e propria piazza galleggiante sul mare, per ammirare la Genova del 2000.